Uomini e donne, Graziella del Trono over furiosa, l'attacco a Manfredo. Uomini e donne, Graziella Montanari polemica, gli attacchi a Manfredo Bazzanella dopo aver lasciato Uomini e donne. Graziella Montanari è stata una delle protagoniste più discusse del Trono over di Uomini e donne. La sua frequentazione finita male con Manfredo Bazzanella l'ha portata spesso ad iniziare accese discussioni con quest'ultimo, accusato da Graziella in più occasioni. Il cavaliere, nello specifico, secondo la Bazzanella l'avrebbe ingannata, illudendola su un sentimento da lui mai provato. Nell'ultimo scontro acceso tra i due Graziella ha, di fatto, perso le staffe, accanendosi contro di lui fino ad alzare le mani. Adesso l'ex protagonista di Uomini e donne, pur avendo lasciato il programma, non sembra darsi pace e, sui social, continua ad esprimere il proprio disappunto per quanto accaduto. Il motivo della sua rabbia? Sempre lui, Manfredo che, attualmente, continua ad essere un ospite fisso nella trasmissione. Continuano ad arrivarmi messaggi su Panzanella, scrive Graziella riferendosi in realtà al signor Bazzanella. Mi dicono che scredita in continuazione il programma dicendo che è tutto falso ed orchestrato. Insinuazioni pesanti che, tuttavia, non sono le uniche. La dama del Trono over infatti poi ha continuato dicendo, dicono quelli che lo frequentano che vuole trovare una trentenne fisicata. Ma si è visto? E la redazione di Uomini e donne? Graziella non risparmia nemmeno lo staff di Maria De Filippi. Io sono voluta stare a casa anche se loro, la redazione NDR, hanno insistito molto, aggiunge in un commento la Montanari. Faceva udienze ma loro hanno sbagliato molto con me, non sono carne da macello. Graziella contro Manfredo? Non è la prima volta. Dopo aver lasciato Uomini e donne Graziella ha usato spesso i social per dare sfogo alla propria rabbia. In passato, infatti, aveva chiarito sul suo profilo i motivi che l'avevano spinta a dare lo schiaffo a Manfredo, cercando in quale modo di giustificare il suo gesto. La dama tornerà a sedersi tra il parterre femminile del Trono over o continuerà ad esprimere il suo disappunto restando a casa? Stando allo stato attuale delle cose i fan di Graziella, probabilmente, dovranno accontentarsi di seguire la loro beniamina su social ed abbandonare l'idea del suo ritorno in televisione.